ancora evidentemente succedono. Perché voglio aggiungere solo in questo film, che è un bel pregio, c'è del grande realismo, ma c'è anche una visione, è anche un film visionario nello stesso tempo. Quindi è un film molto complesso, non proprio lineare. Prego. Ok. As I understand, it's about more the relation between making this film and the revolution that's going right now. The revolution started 5 years ago, 2013. And in 2014-15, I started to really work on this film. And we all, in Sudan, and more to say the Arab Spring, I was part of that, I was there in Egypt all the time from 2011. So I think all this revolution and being hungry for freedom, it was there when we were looking for a story to tell. And when I found this short story by Amour Ziada, it's more about death, but I felt like Muzemmin need to be more free. And here where I started working about to take it to freedom. And actually the last years, especially when we were developing the film and everything in Sudan was exploded, till we reached December. That's very nice coincidence happened. Like when we started the first shooting in 17th December, and it was the first day of the revolution. Like we said action there in the city, Medellin, and 6 hours city up, it was like burning the old regime building. Great coincidence. Yeah, it was just like it happened. We were like so happy. So, and we worked for the full month, full of, protesting everywhere, and we managed just to open the TVs, and I have a video for my our producer, Ingrid, from Norway, that she's watching the TV and, preparing emails and stuff. And actually, it was that revolutionary mood, it was in the setting somehow, because making the film in a cinema, in a country like Sudan, doesn't have cinema, it's a revolution itself, actually. And we have a French crew, so they came already from Paris with, the yellow jacket, so the sense was there somehow, yeah. Infatti, il girare questo film è stato pieno di coincidenze, in qualche modo, perché l'inizio del lavoro del film ha corrisposto anche all'inizio un po' di tutta la fase rivoluzionaria, ovviamente non solo in Sudan, ma in generale tutto quello che chiamiamo primavera araba dal 2011 in poi. Però in Sudan un pochino più tardi, quindi 2013 e poi soprattutto 2014-15, quando anch'io ho iniziato a lavorare a questo film, ho pensato che questo fosse un momento in cui fosse il caso di cominciare ad affrontare parallelamente anche il tema della libertà. E quindi questa era un po' la mia intenzione iniziale. E quando ho trovato questa breve storia, questo breve racconto di Amour Ziada, ho pensato che fosse l'ideale, perché parlava sì di morte, ma in realtà per me era anche un'occasione con il personaggio di Muzamil di affrontare il tema della libertà, perché volevo dimostrare che era importante che Muzamil diventasse più libero. E poi negli ultimi 3 anni di lavoro al film in particolare, quindi tutto lo sviluppo del film, è letteralmente esplosa la situazione in Sudan e ci sono state appunto una serie di coincidenze abbastanza incredibili. Per esempio il 17 dicembre scorso, che è la data di inizio delle riprese, è stata anche il primo giorno della rivoluzione, quindi a poche ore di distanza stavano esplodendo gli edifici del vecchio regime e ne eravamo tutti ovviamente contentissimi e abbiamo lavorato nel mese successivo parallelamente alle proteste, alle dimostrazioni in piazza, quindi in contemporanea guardavamo la televisione o anche un video in cui il produttore, mentre scriveva email di lavoro, guardava quello che stava succedendo alla televisione. Quindi possiamo dire che il mood, un po' lo stato d'animo della rivoluzione fosse con noi sul set in quel periodo. E d'altronde fare un film in Sudan è di per sé un atto rivoluzionario, perché è veramente cosa molto rara, nonostante
nonostante in questo caso avessimo un attore francese. Io ho un'altra domanda a proposito dei tre personaggi femminili importanti. Si nota, credo che si noti subito, che bastano poche scene, pochi dialoghi, e le attrici sono notevoli in questo, per far capire il loro personaggio e il loro ruolo di donne nella storia e nella società. Ecco, su questo vorrei un commento sia da parte dell'attrice sia da parte del regista e anche sceneggiatore, perché mi sembra abbastanza raro anche in Occidente trovare tre personaggi che non sono protagonisti ma che lo diventano in tre minuti di film. Je vais juste parler en fait de la situation de la femme au Soudan et le cinéma au Soudan. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas de cinéma au Soudan. Et c'est en parallèle avec le régime qui était sur place. Et comme les femmes ont fait le lien entre ce film et la révolution, comme les femmes ont participé fortement en fait dans la révolution, Amjad a su très bien montrer que les femmes aussi ils peuvent faire quelque chose dans le cinéma. Et les trois personnages de femmes, ils sont très 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 forts. Ils ont joué un rôle important dans le film. Ils ont essayé en fait de lutter contre la société. Si je parle de Sittanissa, si je parle de Sekina et de Naïma, okay, les trois femmes, ils sont forts. Ils ont essayé de faire la même chose que ce qui se passe dans la vie réelle. Et la femme au Soudan, elle était vraiment opprimée plus de 30 ans. On était obligé de mettre le voile au Soudan. Si on ne met pas le voile, on est en fait, peuvent aller en prison les femmes. Et je crois qu'il y a un lien très 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 fort entre le film et la situation actuellement au Soudan. Et là, je suis vraiment très très contente que le film arrive dans un moment très très important pour nous au Soudan. Et contente de voir en fait le nom du Soudan. On parle du Soudan, on parle du cinéma, on parle de la révolution et ça fait vraiment plaisir. Merci. Erano 30 anni che non si facevano film in Sudan e questo corrisponde ai 30 anni del regime che avevamo e corrisponde anche alla situazione ovviamente del trattamento delle donne. E credo che sia bellissimo il fatto che il regista abbia dimostrato attraverso questa storia quello che le donne possono fare, e mettendo in scena tre donne molto molto forti per il ruolo importante che hanno per la lotta all'interno della società e la lotta per veramente prendere il loro ruolo all'interno della società del Sudan. Prima di questo le donne erano assolutamente oppresse, per 30 anni dovevano portare il velo a rischio di finire in galera, e quindi creare invece una situazione di tale forza, di tale importanza per le donne, per me è stato importantissimo ed è stato altrettanto importante far presentare questo film in un momento così significativo per il Sudan e quindi mostrare al tempo stesso il nostro paese, il nostro cinema e la nostra rivoluzione.